facciamo operazioni di facciata. Hai capito? È la storia di uno, regolare, che poi l'hanno mandato a fare il militare. Di notte Milano vedrà per la prima volta dal dopoguerra uomini in divisa di notte a piedi, cosa che a Milano non si è mai vista dalla fine della guerra ad oggi. Dice che è di facciata. Dice che qui siamo a fare la sicurezza di facciata. Vedi che i giornalisti la facciata. Sono i ladri, sono gli stupratori, sono i banditi, sono gli scippatori e anche qualche post 68 di sinistra che vede nella divisa qualcosa di negativo e che si ricorda quando i carabinieri erano Vasco Nero, il tuo posto al cimitero, SS o i soldati erano quelli che dovevano fare i colpi di Stato. Grazie a Dio sono ormai una sparuta minoranza. In questa zona solo nell'ultimo mese sono state stuprate 9 donne. Non ci illudiamo che questo risolva i problemi della sicurezza, ma stiamo andando nella direzione che i cittadini ci hanno chiesto. Ma l'intervento, ove necessario, non è di facciata. Semmai qualche manata sulla faccia a qualcuno che tenta di stuprare una donna la potranno anche dare. In questo quartiere, qui dove siamo, in questo punto, ci sono stati 9 stupri nell'ultimo mese. Ci sarà il problema risolto di una migliore visibilità dello Stato e quindi di una percezione della sicurezza che è un elemento importante della sicurezza complessiva. E ringrazio anche i cittadini extracomunitari che in questa zona sono molto numerosi, quelli regolari che ci hanno avvicinato dicendo finalmente così si potrà capire chi è persona per bene e chi non lo è, smetterà magari il pregiudizio che solo perché uno è straniero può commettere i reati. Ce ne sono tanti che lavorano regolarmente, la maggiore sicurezza farà giustizia anche a loro. Ne vedo qui qualcuno e lo ringrazio di essere con noi. 3.000 sono sicuramente pochi, nessuno si può illudere che, lo dicevo prima, che questo risolva il problema, sono il massimo. Hanno a che fare con l'Italia le forze di polizia? No, l'abbiamo deciso prima. Sono il massimo che con questo organico si potesse fare. Anche aumentare gli organici ci vogliono 1 o 2 anni. Io mi auguro che questo esperimento, quello delle pattuglie a piedi e quello della presenza maggiore sul territorio, non sia abbandonato neanche dopo l'anno di test. Magari senza bisogno delle forze armate, se carabinieri e agenti di polizia avranno gli organici sufficienti, non c'è bisogno delle forze armate. In questo caso c'è stato bisogno perché c'era una carenza di organico, ma io sono convinto che questo esperimento sarà positivo e mi auguro che in futuro l'organizzazione della presenza sul territorio parta da questo di oggi, che in quel caso sarebbe una pietra miliare. Le rubo ancora una domanda per cortesia sulle missioni di pace all'estero, in Afghanistan in particolar modo. Abbiamo visto che l'America sta smantellando Guantanamo, ma il carcere americano in Afghanistan in Italia, invece, sì, ma è il ministro della difesa, mi permetto, e direi che oggi parlo di questo, non sono capace di dare. Ma lei come non è capace di dare? Lei come si pone di fronte? Sono capace di parlare di due argomenti diversi. No, ma come? Lei è capacissimo. Lei è capacissimo. No, come, grazie. Il mio ministro, quando la rivedo per farle delle domande. Che è colpa mia. Un libero cittadino che le fa delle domande. Sono anche un giornalista, ho capito. Ma cosa vuol dire? No, ha ragione. Ma cosa vuol dire la domanda? Non capisco, però fossi un giornalista, allora se sei un cittadino ti do il mio numero di telefono, mi chiami. Non ho una penna, qualcuno gentilmente. Piero, dagli il numero di telefono. Grazie, ministro. Oggi non è l'argomento. Bravo, signor ministro. Compartimenti stanchi. Che è l'ordine del giorno? L'Iraq, la cosa. Sono un giornalista. Che mi poteva chiedere la ministro, chi è Piero? Piero! C'è, eccolo lì. Dagli il numero di telefono dell'ufficio. 02. Senta, lei ha parlato di 9 stupri alla stazione centrale negli ultimi mesi, in questione da marzo. C'è da intendere una critica indiretta a quello. Così se volessimo a camminare. Qui è stata presente. Stati presenti polizia e carabinieri, questo no, non è una critica, è una critica all'insufficienza di organico, questo sì, però forse quando ci sono più, no, con gli organici che ci sono è difficile fare di più, anche adesso non è che questo automaticamente impedisce che ci sia uno stupro, infatti ho detto che basterebbe che ne eliminassero uno, perché non è che 20 occhi possono coprire tutto, però sicuramente c'è bisogno di maggiore presenza. Poi magari lo faranno lo stesso. Non è che si riesce a coprire sempre tutto, la stazione è grande. Stiamo parlando mica di una piazza. Io non ho detto non ci sarà più uno stupro.
ci potrà essere, come, però è una cresciuta presente, qualcosa di un pericolo in meno. Dove stiamo andando, Riccardo? Andiamo, ormai camminiamo. Per 68 che era abituato a vedere le divise come un nemico. E questa è la risposta a chi anche oggi le ha detto che questa poteva essere solo un'operazione di facciata. Beh, guardi, le facciate le potranno prendere quelli che magari tenderanno ancora di stuprare le donne in questo, qui siamo alla stazione centrale, 9 negli ultimi mesi. Ministro, l'esercito lo mandiamo anche dai piromagli e dagli amici di Dell'Utri? L'esercito lo mandiamo anche da Piromagli e gli amici di Dell'Utri, calabresi, sa che qui... L'esercito contro la mafia, non so se non mi sembrano amici di Dell'Utri, ma se intendi dire in maniera non da giornalista, ma sciocca, se siamo pronti a un contrasto alla mafia e alla camorra, anche se con una frase provocatoria e assurda, ti dico che è il nostro primo obiettivo. Ciao. Siete grande, ci vuole giustizia, bravissimo. Dove sono? Dov'è? Poi la gente va votata e dovete rispettare il nome. Bravo. Credenze! Votare! Saluti Silvio, ministro, l'uomo immune. Saluti Silvio, quello immune, quello sopra i capelli. È bellino. Lo so. Tips! E ti!